Good morning, guys! E la si giri, per favore. È proprio anti-video, anti-social. Praticamente oggi è il sabato prima di San Valentino. Oggi è domenica prima di San Valentino e Sono andiamo a 13. girare. E quindi è 13. È Domani sono 13. domani? Quando è martedì? Ok. Good morning, guys! Oggi che è domenica, usciamo in moto. Io e Marta, eccoli noi con il Sissi Bar, fa proprio schifo. Ma giusto per te. Faccio questa bellissima cosa, prendo in moto insieme, andiamo a girare il Q&A con le domande che voi avete scelto di farci. E una domanda l'ha fatta lei, e so anche qual è, sinceramente. Va bene, direi di ci vediamo per strada. Certo. Anche perché poi noi oggi vogliamo fare dei bellissimi giri, ma il tempo purtroppo è sempre poco. Quindi andiamo a fare due passi per Firenze, che è tanto tempo che non facciamo. Noi ci vediamo in moto, va bene? Pompi di Marta. Ciao a tutti ragazzi, allora noi siamo sulla Bolognese, sta andando a Firenze a fare una giratina e nel frattempo si può rispondere a un po' di domande del Q&A, delle domande di San Valentino, Un'affermazione o una domanda? è un ordine. Ah, proprio cominciamo così con gli ordini? Ah, ok, vabbè, vabbè. Ah, già, e se non tiro il telefono, mica che cominciamo. A lei, signorina? Ce l'abbiamo fatta, direi che possiamo cominciare. Vai con la prima domanda. Marta, il difetto più grande di Riccardo? Essere bello. Non penso proprio. Allora, Come allora? È una questione lunga? uno solo, innanzitutto. Allora, il difetto più grande di Riccardo credo sia la testardaggine, perché cioè proprio parte in tronco, cioè non capisce più nulla, tappa gli orecchi e apre solo la bocca. Però è anche un dato, è il lato positivo questo, E qual è il lato positivo? che sono testardo, se ho un obiettivo in maniera testarda o cioè, in maniera caparbia cerco di perseguirlo. Sì, però dai rompere un coglione a me. Non ti rompo le Marta, com'è avere il compagno motociclista? Non vorresti avere una tua moto e andare via insieme? Bella domanda, bella domanda. Vabbè, avere il compagno motociclista è bello, ovviamente, perché fai la zavorrina, quindi quando ci siete, cioè siete insieme, vai in moto, e io tipo mi piace perché mi godo il paesaggio, poi mi fa scarrozzare, quindi va più che bene. Mi piacerebbe tanto anche avere una moto mia e quindi fare viaggi insieme, però io non ho la patente per la moto. Aiuto. Ricordiamo che 2 anni fa, no, poco prima che nascesse Nea in realtà, l'estate prima, io te la volevo regalare per il compleanno la patente. Comunque, spoilerino, stiamo pensando, beh, io sto pensando a breve di portare una puntata sul canale dove no, Marta guiderà Noise in un parcheggio chiuso al traffico, ma la sua prima guida in moto? Scusa, ma questo io l'ha deciso. Ma Emilia, in un video Ma passato hai stavo anche detto di dormendo? sì. Ma No, io no, non ho no, mai no. detto di sì! In un Io video mai hai detto di sì, ti ho detto detto no! Cosa ti infastidisce dell'altra persona? anche il disordine. Ancora! Ecco, è che Ma l'unico che fai, difetto. sei più disordinato di me, te! Ero Ma che disordinato. eri? Ero. Va a vedere sul comodino, vai che io c'è! Quindi, cosa ti infastidisce l'altra persona? Questo. A posto. Come hai conosciuto Marta? Non ero ancora manager, lavoravo al McDonald's, lei è entrata a lavorare al McDonald's, che era maggio che si è entrata, maggio più o meno, io ero in cassa davanti perché non c'era nessuno in quel momento, mi ricordo, arrivò, mi girai e feci, boia che bella ragazza, e subito dopo, boia che Dai, pompe, è ignorante. vero, pensa così. Oh, l'8 marzo è la festa della donna, se non tu mi regali qualcosa ti ammazzo. E domani è San Valentino, se non mi regali qualcosa ti ammazzo. Allora ragazzi, diciamo a tutti che Riccardo domani mi deve fare una sorpresa. Che domani è San Valentino, mi deve fare una sorpresa. Ciao Noise, adoro i tuoi video contenuti. Quando una moto per la tua lady? Allora, dovete sapere che il mezzo che è in garage da restaurare degli anni 70, io l'avrei pensato proprio come, a parte una seconda moto per fare dei motovlog, ma proprio anche come una moto per iniziare per Marta. Nonostante sia pesante quasi quanto Noise, però è perfetta perché è di piccolissima cilindrata ed è ottima per poter iniziare appunto. Allora, come reagite durante una litigata? Devo dire grazie a Marta. Perché lei ha una capacità di rimanere calma, che in certi versi è snervante, Sì.
perché ti fa andare su tutte le furie, però dall'altra parte ti insegna, laddove io non ci riesco perché effettivamente io sono un po' fumantino, mi sta insegnando a diventare, a rimanere più calmo. Cioè io lo so perché so che ti dà noia, no? Cioè non è che è un modo mio di fare proprio durante le litigate, ok? E cioè io di solito sto zitta, poi quando mi inizia ad arrivare cosa da sbottare, sbotto. Invece te, ad esempio, sbotti e quando si arriva nel momento clou della discussione vai via. Oh, pranzo fatto, e da quanto sono pieno di strati addosso, praticamente al primo boccone ero già bello che pieno. Comunque ho letto già una domanda io, domanda che chiede chi scoreggia. Io sì, devo ammetterlo, anche tanto, e d'altronde guido Harley. Anch'io. Anche Marta? Sì, però di rosa. Come? Di rosa. Diciamo così. Prossima domanda. Marta, sai guidare la moto? No, non so guidare. Vi ricordo che presto arriverà il video sul canale dove tu appunto tenterai di guidare Noise. Marta, hai mai avuto paura per la guida di Riccardo? Manovra azzardata o rischiosa? A parte ho spesso paura in moto, va troppo veloce nelle diritte. Quando sono da solo in moto hai paura? Penso che sia dire questo più che altro. Sì, sempre, ovviamente sempre. Anche perché ripetiamo il mantra che ogni volta parte quando, prima di partire, che puntualmente non rispetti mai. Cioè è inutile parlare con te. Cioè io Dio, mandami un messaggio quando ti arrivi, mandami un messaggio quando tu parti, mandami un messaggio quando ti fermi, Mario, ma nulla. Cioè, pazienza. Ma perché sono strapieno di cose da fare, sì, durante i video su Instagram? Su Instagram cosa succede? Intanto pubblico le foto, le storie. Se non la sentite non può succedere, se non la sentite non può succedere. Com'è andare in moto con un motovlogger? È un po' una rottura di scatole, perché è tutto un attaccavi, staccavi, fare prova 1-2, prova 1-2. Sincronizza l'audio, prova a capire. L'audio. 1! 2! E poi tanto mentre siamo in moto girati, ma stai registrando la tua GoPro? Mi giro, guardo la sua, guardo la mia. Marta, ma non vorresti un compagno meno vecchio? Scherzo, siete una coppia bellissima. Maria Chiara, tu mi sono un cazzotto. Sì, a volte sì, ci penso, vorrei avere un compagno meno vecchio. No, perché dovete sapere che lui è giovane dentro. Non posso dire avere i capelli bianchi perché non li ho. Non li ho. Non hai direttamente i capelli. Appunto, quindi non posso avere i capelli, sì, bianchi. Vero. Raggiunto Noise, vedete una motovlogger in erba che si sta preparando per ripartire. Ha un cavo penzolante, troppo lungo, schiena ti dà fastidio. Prossima domanda, rispondiamo in moto? Sì. Che dici? Sì, sì. Ok, quindi ci vediamo in moto, giusto? Sì. Let's go. Adoro questo tunnel! Ok, prossima domanda ci diceva Marta? Ah, aspetta. Me la ricordo io, litigata più divertente. Mi ricordo che il mio telefono si è rotto, eravamo in un campo a Borgo. Allora, avendo Noise con un canale YouTube, ti è mai venuto in mente di aprirne uno tutto tuo? Sinceramente no, non mi è mai venuto in mente, a parte scherzando, giocando con le mamme, le pazze. Mamme, esatto, sì. Preferisco fare la comparsa nei video di Noise. Speriamo che tu possa diventare quanto prima più protagonista, magari con la tua moto. E a me piacerebbe tantissimo questa cosa. Chi è più organizzato? Marta! Sì, io, mille Marta. Volte. Ma Marta, sì, sì. Quante ragazzi o quanti ragazzi avete avuto prima? E ho avuto una relazione, io sono, saranno una, due, tre, quattro, cinque, sei o sette. Oh, anch'io su quattro, cinque, non lo so. Non mi ricordo. Chi spende più soldi? Te. Io? Madonna. Lindlong, chi è corriere? Lindlong, chi è corriere? Lindlong, chi è corriere? È vero, praticamente quasi ogni giorno. Si vuole attivare le poste, vuoi arrivare alla posta pay. Vorresti un altro figlio? Sì. Sì, ora aggiungo io, quanti? Uno, un altro. Io ti dico la sinceramente, almeno due. Almeno due? Ma che sono? Una porta? Lo so io. No. Vedi, queste famiglie con cinque persone, a me piace andare a morire. Mi sono sempre piaciute tanto, tanto. Ora in un battibaleno e in una scoreggina di Noise arriviamo veloci in garage. Lo
Oddio madonna, sembra sempre un piscione, ma mi sto facendo addosso. Oddio Marta, ti prego corri. Non ne avevo più. Come è stato tornare in moto dopo praticamente da questo agosto passato? Bene, ma l'ho fatto quando fa caldo. Dai, non sei sentito questo gran freddo. No, dai. Insomma, piedi, è un po'. Già si sveste, già non ne può più, già vuole smettere. È assurdo. No, non è vero. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche perché è causa vostra, cioè nel senso l'idea è mia, ma le domande sono fondamentalmente le vostre. Spero vi siate divertiti. Io da morire, perché ogni volta vado in moto con Marta mi diverto tantissimo, quindi spero che tu torni. Sono io la special guest. Iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina. Campanina per rimanere, sempre tornati. Ciao ragazzi. Ho imparato.